Nel mirino dei NAS a Roma oggi finirà un centro estetico nel cuore della città. Il sospetto è che effettuino trattamenti di medicina estetica senza aver nessun requisito. Questi aghi... Allora, posso dire, io qua lavoro da 3 settimane. Sinceramente... E vedo anche delle fialette di acido ialuronico. No, vabbè, questa è una tossina botulinica, però. Acido ialuronico. Beh, un bel siringo. Posso chiamare la zia? Certo, assolutamente. Ci fa entrare intanto? Certo, come no? Grazie. Allora... È da sola? Sì. La ragazza telefona immediatamente alla titolare. Oi, buongiorno, senti. Ci sono i carabinieri che fanno un'ispezione? L'ispezione alla sanità, sì. La titolare dell'attività non può arrivare. I NAS procedono quindi con la dipendente. Ci fa fare un giro? Certo. Se ci accende le luci così riusciamo a... Certo. E che trattamenti vengono eseguiti? Massaggi e cerette. Massaggi e cerette, sì. Ok. La ceretta dov'è? Qui. La ceretta. I NAS non ci mettono molto a trovare quello che cercano. Ci fa vedere anche cosa c'è in quell'altro armadietto? Questi aghi... Allora, posso dire, io qua lavoro da 3 settimane. Bene. Sinceramente... Ci sono degli aghi. Vediamo qui dentro cosa c'è. La dipendente è sempre più in difficoltà e richiama la titolare. Guarda, stanno ispezionando tutto e ho qualche domanda da farti. Siccome io, guarda, veramente non conosco la maggior parte delle cose, parli tu? Sono il maresciallo Turchetta del NAS. Abbiamo notato che in degli sportelli ci sono degli aghi e vedo anche delle fialette di acido ialuronico. Partita che veniva un medico esterno e avrebbe seguito i trattamenti anche lì. Sì, ma in ogni caso è aperto al pubblico. E anche se lei facesse venire un medico, non so, questo non credo sia autorizzato come ambulatorio. No, vabbè. Il reato di esercizio abusivo della professione medica è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa che va dai 10.000 ai 50.000 euro. Oltre alla confisca dei beni usati o destinati a commettere il reato. Ora questo che cos'è? Con la scritta cinese. Lidocaina. Questa è una crema a base di lidocaina che è un anestetico locale. Beh, sicuramente... Utilizzabile. Per fare delle infiltrazioni. 3 flaconcini per uso intradermico. Di acido ialuronico. Sì, tutto acido ialuronico. Questi sono tutti i prodotti che vengono utilizzati per il trucco semipermanente. Qui non c'è l'indicazione in lingua italiana, quindi mettiamo da parte anche questi. Questa per sterilizzare? Sì, io sterilizzo tutte. Ci fa vedere se è funzionante? Come no? Tutte le cose qui. Questa non sì. È sterilizzare. Queste sono delle creme che vengono usate per fare... Trucchi semipermanente, trucco semipermanente, sì. Non c'è l'indicazione in lingua italiana. No. Concentrato viso rimpolpante anti-age. Botox, che va collegato con un ago. Ci sta un laghetto? Ho inserito questo, sì. E dopodiché metteranno l'ago qui. Mm-hmm. Quindi avete fatto anche un corso per trucco io sì, semipermanente? Io sì. No. Lei fa solo unghie? Io sono unghie. Questo, per esempio, è la tossina botulinica, che è una cosa estremamente pericolosa, fatta al di fuori di un centro medico.